Io l'ho detto già in sede di presentazione, prima di iniziare, che sarebbero stati 2 mesi d'inferno e puntualmente si stanno verificando. Noi stasera abbiamo giocato con 4 giocatori che si sono sacrificati, a cominciare da Celiento, infortunato, Toscano che aveva problemi, Carretta molto probabilmente si è stirato. E Toscano col costato sempre mezzo e mezzo. E giochiamo ogni 3 giorni e incontriamo squadre come questa, che è una squadra vera, molto forte, che si allenano ogni settimana e che non hanno i problemi che abbiamo noi. Poi, se noi non entriamo in quest'ordine di idee, allora non abbiamo capito niente. Mister, al di là di quello che ha detto, che è verissimo, c'è stato un certo punto che la partita sembrava che potevate riprenderla nonostante questi rialzi che lei ha elencato. Forse però ci sono stati troppi errori da parte vostra in fase conclusiva. Sì, noi le occasioni le abbiamo create nel secondo tempo, secondo me ci siamo mossi anche meglio, siamo arrivati anche nel primo quarto d'ora, fino a quando loro non hanno fatto il secondo gol, secondo me abbiamo fatto anche bene, abbiamo avuto la nostra occasione che purtroppo non abbiamo sfruttato. E sicuramente contro squadre come queste, se non sfrutti le occasioni che crei, poi è normale che può capitare di prendere il secondo gol, che tra l'altro è stato un bel gol. Ho già detto prima, se voi paragonate la partita col Catania con questa, secondo me c'è un po' di confusione. C'era una differenza abissale tra la partita col Catania e questa qua. Col Catania sicuramente non abbiamo fatto bene, era una partita sbagliata in tutto. Oggi io e i giocatori non posso rimproverare niente, perché più di questo non possono dare in questo momento. Hanno corso tutti, si sono aiutati, hanno cercato di fare. Poi non ci è riuscito perché non siamo riusciti a pareggiarla nel momento in cui abbiamo avuto le nostre occasioni. Ma oggi, ragazzi, io non posso assolutamente rimproverare niente. Mister, i primi fischi dell'era Cangelosi vi hanno fatto male questa sera? No, perché fanno parte del calcio. È normale, quando si perde sono io il responsabile, sono io che li guido, quindi prendo il buono e il cattivo di questo mestiere. Quando le cose vanno bene ti battono le mani, quando perdi ti possono fischiare. Quindi le accetto tranquillamente. Nasce sempre dallo stesso problema. Hai elencato prima, seconda e terza giornata. Più passa il tempo, più le squadre che si allenano ogni settimana miglioreranno. Noi abbiamo l'ultima settimana di sofferenza. E poi mi auguro che le cose si rimettano a posto piano piano. Preparare una partita ogni 3 giorni la puoi preparare soltanto tatticamente, ma non fisicamente. Poi quello che ti riesce dipende dall'avversario, se te lo fa fare e quanto riusciamo a tenere. Alla fine loro avevano i crampi, noi no.
Quindi significa che quantomeno sulla corsa così abbiamo impegnati. Poi è normale, ci sono cose che riescono e cose che non riescono, ma questo dipende dal fatto che ci può essere un po' più di confusione. Ma io anche ieri avevo detto che non mi aspettavo un miglioramento da parte del gioco, perché in 3 giorni, in 2 giorni è impossibile migliorare nel complesso. Mister, a bocce ferme ormai, quanti sono i meriti dell'Avellino e quali sono i demeriti della Casertana, volendo fare così un resumé della gara? Ho detto che per me l'Avellino sicuramente è una squadra che si vede che è costruita per vincere, c'è giocatori molto bravi, sono messi bene in campo, sanno quello che fanno. Ma il fatto di sapere quello che fanno, ripeto, è il discorso del lavoro nel lungo periodo. Loro adesso giocano con questo allenatore, questa credo che sia la 6ª partita, e quindi si vede, allenandosi settimanalmente tu riesci a lavorare, incidere, migliorare, c'è più conoscenza sia di quello che vuole l'allenatore sia tra i giocatori. Anche loro all'inizio hanno cambiato diversi giocatori, hanno cambiato tanto, quindi potevano avere problemi. Adesso non ce li hanno, hanno preso consapevolezza dei loro mezzi e sicuramente andranno a migliorare. Ed è una squadra per me molto forte. Noi, è sempre lo stesso discorso, cioè è inutile che non, in 3 giorni è dura. Mister, io sarò forte e sarò anche rapido. Al di là di tutti i discorsi che possono reggere in merito a giocare ogni 3 giorni, eccetera, 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 non credi che guardando la classifica, pure di sfuggita, inizi un po' a preoccupare quegli 8 punti e solo 4 squadre, solo 3 squadre alle spalle? Io la classifica in questo momento non la guardo, cerco di ragionare di partita in partita. No, io ho cercato di giocare con tutti i giocatori di movimento perché secondo me era più facile arrivare non dando dei riferimenti fissi e quindi ho scelto di giocare con attaccanti più veloci. Infatti quando è saltato poi Celiento ho messo Carretta per cercare di avere un ulteriore giocatore che potesse mettere in difficoltà i loro difensori. E anche dopo con Taurino penso che abbiamo aumentato ancora di più questa possibilità di ruotare con tutti e tre per cercare di metterli in difficoltà. Penso che ci siamo riusciti perché abbiamo avuto almeno 3 palle gol in dopo quei cambi. E se è vista la partita con il Brindisi, c'è più tempo adesso per prepararla, no? Quindi c'era una preparazione un po' diversa. Bisogna fare prima la conta, perché non so quanti saremo. Dopo potremo cominciare a pensare a prepararla, però bisogna vedere prima effettivamente in quanti giocatori avrò disponibili. Grazie. Okay, grazie. Buonasera. La riunione è iniziata in zona, quindi completiamo il giro con Cemento.